E allora i mercati ci hanno un po' illuso di mantenersi positivi oggi, anche se adesso stanno effettivamente riducendo le perdite. Avevamo raggiunto anche un meno 1,2% per quanto riguarda Milano, adesso siamo a meno 9, meno 0,98. Comunque sia, l'effetto Fed si è già esaurito anche in virtù di diversi impulsi che riguardano le notizie d'attualità, e cioè le posizioni tra Russia e Ucraina che rimangono ancora lontane a livello di negoziate, le immatricolazioni auto UE giù a febbraio, ancora un dato negativo. Con l'Italia, la peggiore da questo punto di vista, l'inflazione in Eurozona che segna un meno 5, torniamo a vederlo, eccolo qua, siamo a un più 5,9% superiore alle attese. Come vedi, caro Eugenio Sartorelli, i temi non mancano. E allora intanto ti saluto e ti ringrazio per essere qui con noi. investimentivincenti.it, che cosa, da dove vogliamo partire? Dalla Fed ieri, dalla Lagarde oggi, dall'immatricolazione, da Banca d'Italia che dice che c'è stato un aumento di circolazione di operazioni di Bitcoin dopo l'espulsione dello SWIFT della Russia, ed è così che si possono aggirare le sanzioni, ha detto Massimo Doria. A te la scelta, hai tanti bivi da intraprendere. Sì, rispondo subito a Massimo Doria che non conosco, che è meglio che studi un po' la questione. Ah, ok, così, Non è insomma. così, Non è non è così. così. Le cripto, con le cripto si possono eludere, non col Bitcoin e non con Ethereum, che è molto più facile invece perché c'è la blockchain, capire dove è situato il wallet da cui vengono le transazioni, cosa che invece su altri meccanismi, cioè col denaro fiat, invece, visto che ci sono i paradisi fiscali, si riesce molto più facilmente. La blockchain, se ben utilizzata, aiuta ad avere più trasparenza, non fa l'opposto, però capisco che in Banca d'Italia ci impiegano un po' a capirlo. Ed è un po' il discorso che abbiamo fatto anche, se non ricordo male, settimana scorsa, insomma, blockchain, che è il libro mastro in cui ogni singola catena va a rappresentare un'operazione, l'algoritmo di questi mega elaboratori che occorre per registrare quell'operazione di cripto, che non si può cambiare, che non si può Sì. smontare, diciamo così, dal blockchain. Poi lui nel suo discorso ne parla anche rallentamento dell'attività dei minatori, però diciamo che il titolo non lascia spazio a Sì, interpretazioni. beh. E abbiamo esaurito la questione Bitcoin e Banca d'Italia. Sentiamo Eugenio su quanto detto da Christine Lagarde, cioè l'inflazione non tornerà a livelli pre-pandemia, a rischio risparmi, siamo consapevoli dei rischi di fondo causati dalla guerra e dall'incertezza che sta creando in tutte le direzioni. Per questo motivo tutte le nostre decisioni di politica monetaria nei prossimi mesi saranno necessariamente informate da alle ricadute economiche della guerra e dipenderanno dai dati. Eugenio, Christine Lagarde torna a parlare questa mattina. Sì, beh, se non sbaglio ho parlato anche ieri e credo anche lunedì, e continua a parlare come fa da ottobre. Da ottobre lei e quelli del board della Banca Centrale Europea praticamente tutte le settimane parlano ma non fanno nulla, quasi niente. Non hanno visto l'inflazione, adesso se ne sono accorti in ritardo, non hanno neanche detto che siano sbagliati. E per il momento hanno solo fatto chiacchiere nell'ultima riunione. Quindi Capisco. Eugenio, ti interrompo, ma per parlare sempre dello stesso tema, 5,9% è il dato di febbraio, rispetto a quanto deciso o non deciso settimana scorsa, è diciamo una bocciatura il 5,9% rispetto alla comunicazione, quanto hanno deciso settimana scorsa? Non è una bocciatura, è che purtroppo, cioè, allora, dovrebbero fare come la Fed, purtroppo c'è la guerra, Sì. c'è la guerra alle porte, e quindi pensate solo a cosa vuol dire, soddisfare i bisogni di 3 milioni di profughi, che diventeranno probabilmente, se va avanti così, Anche 5 di più, entro qualche certo. settimana. Ecco, pensate solo questo, e poi pensate a livello di rallentamento economico, cosa vuol dire i costi delle materie prime che non possono essere rimpiazzati tutti quelli della Russia, perché la Russia è il primo esportatore di materie prime al mondo. Non possono essere rimpiazzate, è inutile raccontare farottole. Non è possibile. E quindi, però, visto che c'è un embargo, non su tutto, perché sul natural gas, perché ovviamente
L'ipocrisia è sempre, il padavo, è sempre la prima, no? Chiaramente non possiamo andare in giro col cappotto, il gas c'è, ne abbiamo bisogno, no? Facciamo le sanzioni a metà, ma capisco, se fosse al posto loro farei la stessa cosa, però il gas russo continua a essere importato e ogni giorno l'Europa dà, non ogni giorno, l'Europa in particolare e altre nazioni danno 800 milioni alla Russia ogni giorno, tra 800 milioni e un miliardo. Ecco, poi parli di sanzioni, va bene, però detto questo, capisco che è una situazione in cui è difficile trovare un buon equilibrio. Mi pare che più che le chiacchiere il board della BCE non faccia. Penso che adesso è più facile avere, è più normale che ci siano poche idee confuse, proprio perché ci sono queste due cose che si contrappongono. Uno, che bisognerebbe fare un'espansione ancora, l'altro invece che bisogna combattere l'inflazione. Ma fino a qualche settimana fa non era così, perché fino a un mese fa la questione ucraina non era così, fino a un mese fa. E malgrado questo erano in stato confusionale. Io onestamente non saprei che commenti fare. Se prima erano stati confusionali, adesso lo sono ancora di più, credo che sia un board che andrebbe cambiato. E sottolineo, già l'ho detto altre volte, ma non lo dicevo come battuta, guardate che se vince Macron, come vincerà, ha già un posto al Ministero dell'Economia per la Lagarde, così se ne va mestamente dalla BCE senza dire che l'hanno bocciata, ovviamente. Perché questo è probabile che accadrà. E di questo ne abbiamo parlato, peraltro, e diciamo, tu parli come posto come ministro dell'economia, ma c'è chi anche la considera papabile come primo ministro, perché poi ricordiamoci che è il presidenzialismo alla francese, quindi Macron presidente della Francia, e poi ci sarebbe comunque il ruolo del premier, che non ha il ruolo che ha invece in Italia, ovviamente, perché c'è una dinamica differente. Prima parlavi di gas, aggiungo che i motivi per cui oggi il petrolio corre è in scia all'alert dell'Agenzia Internazionale dell'Energia: i mercati potrebbero perdere 3 milioni di barili al giorno di greggio russo e prodotti raffinati da aprile. L'incertezza su quanto sarà grave la distruzione della domanda del greggio manterrà i mercati energetici nervosi, secondo Anda. Il supporto chiave a $96 per il Brent e 91, molto più giù per il WTI. In questo momento il petrolio in realtà accarezza l'idea di raggiungere i 100 anche per quanto riguarda il crude oil, più 4,6 mentre più 5,07 il Brent di riferimento dell'Europa. Eugenio, immatricolazioni, abbiamo anche il nuovo dato delle immatricolazioni auto, male anche per il mese di febbraio, Acea dice strozzature delle catene di approvvigionamento, però siamo sempre lì con, diciamo, Italia maglia nera, con Stellantis meno 19,8 rispetto al dato precedente, e dunque continua il momento nero anche di questo settore. Beh, è nero adesso per la questione dell'Ucraina, ma questi dati qui sono mesi che sono così. Sono mesi. Eppure Stellantis continuava a salire e faceva nuovi massimi. Stellantis ce l'ho proprio, anzi ve lo faccio vedere, perché così, e qui rimane il mistero di molte cose che succedono, che accadono in borsa. Adesso condivido lo schermo. Questo è Stellantis che oggi qualcosina scende, ma ha fatto un massimo a 19 a inizio gennaio, e quei dati lì erano così brutti anche prima di gennaio. Sì, sì, assolutamente. È da un anno che va così. Eppure Stellantis, guardate, cioè, vorrei farvi vedere, lasciamo perdere il minimo pre-Covid, passiamo dal massimo pre-Covid, ha fatto da 12 a 19, questo era il massimo precedente, cioè che... non vendendo auto, e io rimango basito, e il ribasso che c'è stato, e il ribasso che c'è stato non è neanche andato sopra il massimo per Covid. Io faccio fatica veramente, se tu hai altri esperti a cui chiedergli questa cosa, ovviamente non esperti di grafici, di bilanci, magari chiedi a loro, io non so cosa dire, sono veramente stupefatto, non da Stellanti, ma da tutto il settore automobilistico, che non vende auto, fa utili superiori, perché ha fatto utili superiori, e fino a prima della questione ucraina va su nuovi massimi, quindi è andato su nuovi massimi, quindi veramente non saprei proprio cosa dire. Non, è una cosa, è un settore che non comprendo,
È un problema mio, ovviamente, però non comprendo. Adesso ti stuzzico anche sulla Fed, prima a completare l'argomento sull'immatricolazioni, maglia nera per l'Italia, meno 22,6%, seguita dalla Francia, meno 13%, la Spagna mette a segno una crescita del 6,6% e la Germania del 3,2%. È un minimo storico per febbraio nell'Unione Europea, meno 6,7% per la mancanza di componenti, meno 5,4% nell'Unione Europea, nei paesi EFTA e in UK, quindi nel Regno Unito. Stellantis meno 19,5% con una quota di mercato calata al 21,1%, controcorrente i marchi asiatici Toyota e Hyundai. Secondo Intesa non è una sorpresa, scusate per la rima non voluta, dice Stellantis riuscirà a far fronte alla contrazione almeno per il primo semestre del mercato auto europeo. E poi ci sono anche le vari aggiornamenti, Volkswagen, vendite che scendono dell'11,5%, poi appunto abbiamo detto di Stellantis, Renault scende del 4%, e poi appunto il commento di Intesa San Paolo che fissa il target price a 24 euro. Eugenio, veramente, cioè, hai parlato di Stellantis? Sì. Cioè, io vorrei parlare direttamente, se me li inviti in trasmissione con gli analisti di uno di Intesa San Paolo, ci divertiamo, sarebbe interessante. Sì, vero, perché un po' di fondamentale la conosco anch'io, vorrei un attimo confrontarmi e vedere un attimo come fanno questi calcoli. Vediamo un po' se aggiungono qualcos'altro. La staff, riteniamo che la staff riuscirà a far fronte a questa contrazione. Il fondo investir, ricordando che ieri il gruppo ha annunciato il lancio del suo primo fondo di venture capital, Stellantis Ventures. Il fondo inizialmente investirà 300 milioni di euro, ecco come argomentano, in startup in fase iniziale avanzata che sviluppano tecnologie innovative incentrate sul cliente che potrebbero poi essere adottate nel settore automobilistico e della mobilità. Banca Stellantis, ok, quotano 24 Banca Stellantis, non quella che produce auto, perfetto, adesso mi è chiaro. Allora, sentiamo un po' cosa ne pensa invece sia della Fed di ieri e di come il mercato ha reagito. Wall Street decisamente positivo dopo un momento di diciamo sbandamento, perché c'è stato, il Dow Jones è scivolato sotto e anche il rendimento dei tassi dei titoli di Stato decennale ha raggiunto un massimo importante. Oggi c'è un'inversione, ma adesso meno violenta rispetto a quella a cui abbiamo assistito alle 11, più o meno, e a questo punto ti chiedo anche, insomma, se secondo te il mercato, visti anche i 6 tagli previsti per quanto riguarda i 6 rialzi previsti nel corso dell'anno, hanno anche ridimensionato il PIL dal 2,8, dal 4,2, insomma, dimmi come valuti Fed e post-Fed. Ma la Fed sta mettendo il filo in cascina e fa bene, perché se non alzi i tassi adesso che c'è questa inflazione, e quindi come adesso vediamo il T-note e fai alzare il rendimento del T-note, che ricordo il T-note fino al giorno 7 marzo è sceso e lo sapevano che avrebbero aumentato i tassi, cioè pensate alla cosa clamorosa, scendeva una roba. Sì. La questione ucraina c'è di mezzo, ovviamente adesso sale, ma è veramente sale su livelli infimi ancora rispetto all'inflazione. La Fed, vedremo quanto metterà, adesso è stata timida anche per la questione ucraina, però c'è da dire che in questo modo aumentano i tassi, se ci sarà bisogno più in là di fare una nuova espansione a margine. La banca centrale europea non ha margini, non ce li ha perché non se li sta creando, ed è stato confusionale anche per questo. E invece mi sembra una linea molto precisa quella della Banca Centrale Americana, poi si vedrà se sarà ogni volta 0,25, potrebbe essere anche di più. Va detto che comunque questo rendimento, questo non è ancora, è ancora quello del 16, il rendimento arrotondiamo 2,2 è nettamente insufficiente per poter spostare denaro verso i bond. Aggiungo, e ve lo faccio vedere qua, guardate che cosa sta succedendo, questi sono i CDS, così si capisce perché il denaro, anche se c'è una guerra, sta sull'azionario, di più quello americano, ma sta sull'azionario, perché è dal minimo del 7-8 di marzo abbiamo avuto un recupero anche dell'Eurostoxx prodigioso, eravamo a 3.400,
siamo andati a 3.900 stamattina, quindi vuol dire un 15% in più. E perché il denaro non può che rimanere, a meno che non venga la terza guerra mondiale, cioè, o comunque si espanda la guerra verso la NATO, perché il denaro sull'azionario. Guardate i CDS, questi sono i CDS, quindi sono i default swap, quindi quelli per proteggersi dal default di una nazione. Danimarca, giusto per dire uno, sì. Lasciamo perdere quanto vale, guardate quanto è salito in percentuale a un mese e a sei mesi, del 31 e del 47. Prendo un altro, Austria 47-21, UK sta lontano dalla guerra, 44-52, Germania 122, più 122%, è sempre basso il valore del CDS, ma è cresciuto molto. Perché tutto questo? È perché c'è la guerra, default della Russia, ma anche la Nuova Zelanda è salita, cioè c'è tutta una salita verso l'alto del rischio dei bond governativi, e figuratevi quelli non governativi, legato alla guerra, legato al possibile default della Russia e al potenziale default anche di aziende russe, perché ci sono aziende russe che hanno bisogno di denaro, se non lo trovano, se non si finanziano o comunque se hanno problemi a recuperare denaro per pagare il bond in scadenza, e questo va su di CDS. E quindi l'alternativa all'azionario, ovviamente c'è anche il Bitcoin, ma non è sufficiente per, lo dico come battuta, comunque non è sufficiente, sì. Anche se mette tutto il denaro nelle criptovalute, le criptovalute non hanno una capitalizzazione sufficiente, cioè per togliere denaro dall'azionario solo i bond sono sufficienti per assorbire questo contraccolpo, e il rendimento del T-note, ve lo faccio rivedere, è troppo basso rispetto all'inflazione. C'è rischio su tutti i bond governativi, sui bond non governativi, e dove vuoi che mettano i soldi i gestori? Fanno stock picking e lo tengono sull'azionario, basta, non hanno alternative proprio. Quindi ci vorranno rendimenti che almeno vanno verso il 3%, comunque ben sopra il 2, verso il 3 del bond governativo americano, dei CDS che tornano a scendere, e quindi la paura generale del default Russia e del default di aziende russe che scende, e allora forse magari questa salita dei tassi porterà a una vera correzione del mercato, ma quella che abbiamo visto non è una vera correzione, soprattutto sul mercato americano, è una correzione che è stata generata dalla paura, una mini correzione, perché la correzione se ci sarà, legata a uno spostamento di denaro, sarà ben diversa come conformazioni da quelle che abbiamo visto fino adesso, molto diverse. Senti, ma secondo te come vedi chi sostiene che l'Europa, quantomeno Italia e Germania, che come ben sai dipendono a livello di gas dalla Russia in maniera importante, vediamo se riesco a mostrarti questo grafico, dovrei riuscirci, perché comunque dovrebbe essere in buona qualità. Vediamo un po', salva immagine, vediamo se ci riusciamo, secondo me no, però insomma l'abbiamo letto in più di un'occasione, Europa verso la recessione vista, eccola qua, dovremmo riuscire a ingrandire, sì, ecco, questi sono i paesi sposati con Gazprom, recuperato dalla rivista Limes, la Repubblica Ceca dipende al 100%, così come anche la Lettonia, e poi insomma Italia più in basso, ma che comunque dipende dal più o meno sopra il 40, tra il 40 e il 50, la Germania oltre il 60. Insomma, questa recessione causa appunto sanzioni che noi stessi abbiamo imposto e causa eccessiva dipendenza dal gas. La vedi possibile, la vedi probabile? Ti sei fatto un'idea? Ma dipende da quanto durerà la guerra. Io non, se finisce a breve, penso che ci sarà solo rallentamento, nuova recessione. Sì. E se invece va per le lunghe, allora potrebbe esserci una recessione, e allora sono dolori. Sono dolori perché bisogna sommare, perché hanno messo un palliativo, hanno dato l'aspirina, anzi hanno dato il vaccino all'economia con tutta l'espansione monetaria, ma l'economia non è che si è ripresa, l'economia ha avuto dei settori in forte ripresa, addirittura settori che sono stati meglio
sono andati meglio del pre-Covid, ma pensate al turismo. Pensate al turismo, sì. Questo è un settore che non si è ancora ripreso. E a nazioni come del sud Europa, che vivono molto di turismo, Spagna, Grecia, Italia, sono dolori, sono grossi dolori, ma anche la stessa Francia, sono grossi dolori. Quindi ci sono una recessione, o una piccola recessione, aggiunta a quella del Covid, potrebbe portare ad alcuni settori ad andare in una crisi non profonda, profondissima, da cui sarà difficile sollevarsi, e questo poi può provocare delle reazioni a catena nel sistema economico. E quando va male l'economia, ricordiamoci perché la BCE e la Fed hanno come primo obiettivo l'inflazione, è perché quando c'è inflazione, quindi impoverimento delle famiglie, è qualcuno che comincia ad andare in piazza. E quando sì. E dopo che va in piazza e non lo ascoltano, incomincia magari a tirare qualche molotov. Non tutti, ma una piccola parte. Ma se tu pensi che anche solo lo 0,1% delle persone che è disposta ad andare in piazza è disposta poi a tirare una molotov, 0,1, fai 1 milione di persone che va in piazza e pensa che lo 0,1% di questi, cioè 1 su 1000, potrebbe tirare una molotov perché non si sente ascoltato. È questo che crea disordini. Gli anni 70 sono stati anni duri, non solo perché c'era la contrapposizione est-ovest, ma perché con la iperinflazione e con la crisi economica la gente era in piazza dalla mattina alla sera a protestare, perché aveva difficoltà enormi. Questo è il pericolo, che la recessione poi crea cose anche più grosse di quelle di quello che può essere solo una crisi economica, cioè questioni più governative, insomma, politiche. Beh, Powell poi ha risposto anche a una domanda ieri di un giornalista di Yahoo, il quale diceva: ma insomma, chi non è esperto di dei tecnicismi della politica monetaria, che messaggio vogliamo dare? E Powell ha detto: mi rendo conto che siamo in un momento difficile anche per i più poveri, che stanno impiegando i loro risparmi per comprare sostanzialmente alimentari e trasporto, e cercheremo di, e questo non riguarda solamente i più poveri ma anche gli altri, e cercheremo di fare in modo che appunto l'inflazione si possa riassestare più per il 2023-2024, perché rimarremo sopra il 2, abbondantemente al di sopra dell'obiettivo per quest'anno. A proposito di recessione, Germania, IFW Kiel, istituto di ricerca importante, prevede un dimezzamento della crescita del PIL in Germania al 2,1%, era previsto il doppio, il 4%, l'ultima rilevazione. Ovviamente incide quello che sta accadendo, quindi a livello di, per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina. Interessante Candriam, che dice: l'inflazione ora è il nemico numero uno della Fed. A me sembra che lo sia da mo' come nemico numero uno. Non so, Eugenio, che cosa ne pensi, ma ovviamente qui magari dipende dal titolista. Sì, in questo caso generalmente i titolisti alle volte mi sarebbe bello presentarli in diretta e far vedere la fotografia dei titolisti con i titoli anche che hanno fatto, perché veramente gridano vendetta molti titoli. Posso farti vedere un'ultima cosa prima di salutarci? Vediamo, certo. come reagisci. Eccola qua, anche qui rivista Limes o Limes. Dov'è l'Ucraina secondo gli americani? È un po' ovunque. Insomma, mi pare che comunque ci sono andati abbastanza vicino. Sì, beh, meno male, voglio dire, però è curioso vedere che insomma lo collocano in Brasile, in Argentina, alle Falkland, in Africa. Il sistema di insegnamento della geografia negli Stati Uniti è deficitario. Storia e geografia loro non la sanno molto bene. C'è sanno anche in Australia. Un po' meglio le materie scientifiche, per fortuna, però. Sì, però geografia e storia, tranne la storia degli Stati Uniti, la sanno veramente poco. Questo è un grosso deficit. Malgrado internet, perché con internet è più facile aggiustare il tiro, però sì, fonte Washington Post, è abbastanza sconfortante. È il Washington Post che lo riporta. Anche in Australia l'hanno piazzato. Vabbè, insomma, ci siamo strappati un sorriso, dai Eugenio, in questa chiusura di collegamento. Grazie come sempre per essere stato qui con noi, buon lavoro e alla prossima. Grazie Giacomo, buongiorno a tutti.